Ciao a tutti amici, qui è Mio che vi parla e oggi vi porto un nuovo episodio di Inazuma Eleven 1. Questo è il nono episodio. Ci eravamo rimasti qua che un addetto di Nelly ci aveva comunicato che doveva andare al campo vicino alla statua. Quindi andiamo ragazzi. Signora, signora. Ok ragazzi, andiamo. Mangi. Ok, andiamo, finalmente. Andiamo alla Raymond. E andiamo di qua. Quando ci hai messo, Mark? Lo sai che non mi piace aspettare. Che cosa? Ma se mi sono precipitato qui. E comunque devi smettere di farci girare come delle trottole. Abbiamo degli allenamenti che ci aspettano. Allenamenti? Se volete allenarvi, basta dirlo. Ho qualcosa che fa al caso vostro. Dai un'occhiata. Che è successo? Cioè, lo so cosa è successo. Che cos'è? 40 anni fa la squadra di calcio della Raymond era una vera leggenda, a differenza di voi. Era una squadra davvero formidabile. E questo è il luogo in cui avvenivano i loro leggendari allenamenti speciali. Una squadra leggendaria? Stai parlando dell'Inazuma Eleven? Ah, ne avevi già sentito parlare? Sono davvero sorpresa. Credevo non ne sapessi nulla. Comunque, è proprio qui che quei giocatori svilupparono la loro incredibile forza. Si tratta della palestra segreta dell'Inazuma Eleven, la palestra Inabikari. Palestra Inabikari? Quando ho scoperto l'esistenza di questa squadra mi sono incuriosita e ho svolto delle ricerche. Queste informazioni le ho trovate per caso tra i vecchi documenti della scuola. Ho chiesto a mio padre di risistemare questo posto in modo che possiate usarlo per i vostri allenamenti. Fantastico! Questo è il centro di allenamenti dell'Inazuma Eleven. Proprio così, avvicinati. Ah. No! Ma che fai? Non volevi allenarti? Qui potrai allenarti fino alla nausea. Sono invitati da fare e non avrete speranze contro squadre come la Royal Academy e la Brainwashing. Nelly! Padre? Immagino che quello fosse McEvans. Bene, Nelly, vediamo di cosa è capace. Guardate il culo di quello. Ragazzi, siamo qui nella palestra Inabikari. Questa è la palestra Inabikari. Chissà che cosa ci aspetta qui dentro. Mark, stai pensando di cominciare subito l'allenamento? Nelly ci ha fatto capire che senza una preparazione adeguata potremmo incontrare delle difficoltà. Forse dovremmo essere più cauti. Lo so, ma se non ci scontriamo è presto con la realtà e con le nostre vere capacità. Non avremo speranze di battere i nostri avversari. Si tratta della Royal Academy o della Brainwashing con il suo potente sconfinato. Perciò dobbiamo andare avanti senza indugiare, a qualunque cosa ci aspetti oltre quella porta. Se riusciamo a superare questo allenamento, potrebbe aprirsi una nuova strada per noi. Hai ragione, non ha senso fermarsi per paura, dobbiamo andare avanti. Ok, comincia l'allenamento alla Nabikari. Benvenuto alla palestra Nabikari, questi sono gli allenamenti che puoi sostenere. Quale facciamo? Io farei questo. Facciamo questo. Puoi sostenere l'elemento speciale? Sì. Prego, proceda pure. Ok. Ti auguro buona fortuna, Mark. Grazie. La nostra prima sfida.
Ok, andiamo ragazzi. Ci rubano palla. Quelli sono più forti della quelli che incontriamo per strada. Hanno anche tecniche. Prendiamo palla, a mano di luce. E l'abbiamo parata. Fai check. Tu avanza. È liscio però. Dai, ci sta col liscio. Vai col Dragon Crash. Ah, nuova tecnica. Va bene. Abbiamo segnato. Questo sì che è il gioco di squadra. Va bene, andiamo avanti. Andiamo di qua. Un'altra sfida. Stavolta però mettiamo dietro Jack. Ok, attacco io. Axel. Andiamo un altro po'. Andiamo palla. Tiriamo una saetta con Axel. Vai Axel, segna. Bellissimo, perfetto. Ok, livello 21 per Kevin. Andiamo di qua. Abbiamo preso la strada sbagliata, era l'altra. Va bene, dai. Scendiamo e andiamo di qua. Qui non c'è niente. Qui c'è un'altra sfida. Andiamo ragazzi. Tiriamolo proprio in faccia, la dobbiamo tirare. Tutta la cattiva che abbiamo addosso. Minchia, l'ha parata questa. Dammi subito palla. Perfetto. E tiriamo subito. Vediamo se così segniamo. Perfetto. Golasso. Di qua un'altra sfida, l'ennesima sfida, l'ennesima, non l'ennesima. Abbiamo Axel stanco. Prendi palla, per favore. Prendi palla. No. E che cazzo però. Meno male abbiamo marca in porto. Dove sei Kevin? Kevin non mi fido ragazzi, è meglio fare la tecnica. Anche se abbiamo sprecato però non mi fidavo.
Andiamo con la cartella. Oggetti. Perché Axel sta morendo fra poco. Ok. Siamo anche a Jack. Perché quello muore, cioè quello. E anche a Kevin. Kevin. Ok. Jack. Ad Axel e soprattutto a Mark. Va bene, andiamo ragazzi. Speriamo che becchiamo la strada giusta. Ok ragazzi, dobbiamo fare la partita, quindi andiamo. Sì, andiamo ragazzi, facciamo la partita. Siete stati bravi, grazie mille. In amicali. Questa è la formazione. Però mettiamo Bobby al posto di Timmy, che Timmy non mi è piaciuto. Poi lui cosa c'ha? Quindi il terzino ci sta bene qua. Qui mettiamolo qua al centro, al centrocampo. Proviamo così. Che dimmi, non mi è piaciuto. Questa è la squadra, l'avversario, e iniziamo la partita. Andiamo col tiro. Ho il trampolino in Azuma. Trampolino in Azuma. Se segniamo subito, mannaggia, micidiale, scusami, gol lassù, bravissimo. E anche Jack, non è finito, andiamo, avanziamo, fermiamolo insieme. Ninja 2. Andiamo con te col fulminio. Beh, è impossibile. E questo ci sta schivando a tutti. Ci sta dribblando. Sto ninja dribbling. No, è solo, ragazzi. L'avete lasciato solo. Vai, fai difesa. Bravissimo, Jim. Bravissimo. Difesa spirale. Sì, Sam, proprio prendi la palla. A guardare, bravo Sam che la controlla. Vai Sam e la passiamo ad Axel. La prende? Vai. Di nuovo col trampolino in Azuma. Due a 0. Buonissimo ragazzi. Visto che roba? Accidenti. Prendiamo palla, dai col fulminio. C'è super però. Un tunnel. Vai Bobby. Scivolata micidiale. Però ci da fa allora. Oh, non ce l'ha dato. Come mai? Strano. Vai Bobby. Bobby. Vai con difesa spirale. Di nuovo però, cazzo. Vai con muro di roccia. Bravissimo. Grande Jack. Number one, Jack.
vabbè, palla. Perfetto. Trovo con Dragon Crash prima. Anzi no, non devo rischiare. Pago il nostro Dragon Tornado. Mannaggia, micidiale. E gold. 3-0. Questo sì che è gioco di squadra. Finisce il primo tempo, facciamo finire. Fischi albero. Ok, fine primo tempo. 3-0 ragazzi, 3-0. Andiamo. Andiamo con la scivolata. Bravissimo Axel. Bravo. Ottimo anche noi il furore. Così possiamo fare Dragon Crash. Mannaggia, micidiale. Gol. 4-0 ragazzi, 4-0. Benissimo. Mettiamo il purissimo, levissimo, grandissimo Willy e giochiamo. Vai Steve. Bravo. Leva di pro mezzo. Doppione. Vai con te con fulminio. Vai con te con di nuovo fulminio. E poi nell'anime si chiama contrasto fulminio. Vai Willy, in bocca. Tiro roteante. Gol di Willy ragazzi, sempre lui Willy che ci risolve le partite. Andiamo avanti. Bravissimo. Fallo, che cazzo di fallo mi fischi? Preso palla. Vai con Tackle. Vai nata scatta. Vai a scivolata. Bravissimo. Vuoi tirare? Te qua. No. Cazzo mi combini Max. Certo Max dice solo un attaccante mi mettete sempre la mediana. Fatemi tirare almeno una volta. Prendi palla Willy. E tiriamo. Un tiro roteante. Mannaggia, micidiale, vediamo se segniamo. Non penso. Gol. Bravissimo. Bravissimo Willy. 6-0. Cioè ragazzi, il 10-0 su Strikers. 6-0 qua, proprio una goleata. Quando gioco io. Supera.
Di palla, Sam. Fine partita. Abbiamo vinto 6-0. Abbiamo vinto. Forza Raimu, la vittoria è nostra. Siete riusciti a batterci. Pare che abbiate vinto poi. Ho vinto. Perfetto. Dimmi, impara. Colpo del Kung Fu. Sei inutile, Kitimi. Sei inutile. Ben fatto. Adesso sei diventato ancora più forte. Andiamo a vedere. Bentornato. Ecco il risultato del vostro allenamento. Ah, sono aumentati tutti di 3. Perfetto. Buono. Ok, ragazzi. La storia di questo gioco la continueremo nel prossimo episodio. Commentate, iscrivetevi e soprattutto lasciate like.